Sulle diagnosi c'è una novità diagnostica della quale parla l'ADN Kronos, si chiama REMS ed è un ecografo di nuova generazione. Professoressa, di cosa si tratta e quali sono eventuali vantaggi o eventuali anche svantaggi? Lei cosa ne pensa? Ma intanto ne abbiamo parlato qui la prima volta alcuni anni fa perché è una invenzione del CNR pugliese, quindi noi siamo molto contenti di parlare di un'invenzione italiana. È la prima ecografia che misura l'osso a livello lombare femorale, dove lo misura anche il MOC. Quindi per noi è una misurazione che possiamo confrontare. Studi nazionali e internazionali hanno visto che c'è una sovrapposizione nell'uso di questa tecnica che si chiama REMS e usa l'ecografia e nell'uso della MOC. Quindi c'è una sovrapposizione. È una tecnica interessante che per noi sarà importante nel futuro se per esempio il nostro Servizio Sanitario Nazionale la dovesse riconoscere come misurazione per il rimborso dei farmaci, perché se non abbiamo questo misuriamo con REMS ma poi dobbiamo fare una MOC per avere la conferma. Oggi come oggi i dati sono assolutamente interessanti, c'è anche uno studio di farmacoeconomia che è stato recentemente condotto in fase di pubblicazione da Bocconi che dimostra come l'uso ci farebbe anche risparmiare a livello economico nel nostro paese,